Salve ragazzuoli e benvenuti in questo nuovissimo video. Sì, come avrete letto dal titolo, come ben saprete, per chi insomma se lo ricordasse, io circa 2 anni fa sono andato in onda su Rai 2 in un programma in prima serata. Feci anche subito un video dove parlavo dell'esperienza molto velocemente e sinteticamente, ma io ragazzi praticamente cosa feci in realtà? Registrai il tutto, perché era un'esperienza abbastanza carina, cioè non a tutti capita che un programma con delle produzioni televisive importanti ti porti a spasso in giro per l'Europa per circa 3-4 giorni, tutto spesato, e in più 6 mesi dopo ti ritrovi in prima serata su Rai 2. Quindi, dato che io avevo firmato delle clausole molto importanti e stringenti, e cioè che ti portavano via l'anima, se tu, in questo caso, io fossi andato a divulgare una qualsiasi cosa a proposito del programma prima del rilascio ufficiale, ecco, non ti dico che era un patto col diavolo, ma quasi. Quindi io assolutamente non dissi nulla. Infatti il video lo feci anche dopo una settimana, dopo qualche giorno del programma, proprio perché volevo essere sicuro. Però allo stesso tempo avevo fatto delle clip, dei video, insomma volevo tirare fuori un vlog abbastanza carino da fare magari qualche settimana o mese dopo l'esperienza. Solo che, anche se non avevo ripreso nulla di strano, non dicevo nulla nel video, comunque ho detto: ma sì, ma metti che mi vogliono proprio rompere le palle, lo riescono a fare. E brutto a dirsi, ma nel mondo dell'intrattenimento è così, specialmente con chi, cioè fanno i forti con i deboli e i deboli con i forti. E dopo aver fatto un po' di esperienze in quest'ambito posso dirvi che è veramente così, quindi bisogna stare attenti, semplicemente stare a ciò che dicono. Quindi dopo questa stupidissima premessa, oggi non so, in modo del tutto randomico e casuale andremo a vedere e ripercorrere quei miei 4 giorni nella capitale lusitana. Inizio tutto a metà del novembre del 2020. E sì ragazzi, questa storia la racconto sempre a tutti, è verissimo, cioè proprio è così è successo. Lo sentivo nell'aria, lo sentivo nella forza. Perché sto facendo una citazione di Star Wars? Perché? Perché in quel momento stavo guardando Star Wars, ovviamente la saga prequel, perché avevo deciso di rifarmi una maratona da lì al Natale, a caso. Ma sì, quinta superiore, pieno inverno, ho detto. Quindi durante l'inizio dell'episodio 3 ero sdraiato sul mio divano, tranquillamente a guardarmi il film, quando ricevetti una chiamata totalmente inaspettata a caso da un numero tubo. Pronto? E mi fanno: ciao, siamo della produzione che ti ha schedato mesi fa e che volevano buttarmi a fare altre serie TV e cose. Mi contattarono in modo molto casuale per un programma dove si doveva competere a livello mentale e fisico. Io semplicemente, molto genericamente, perché non ti dicono nulla, dissi: va bene, parteciperei, cioè proprio così in generale. E mi dissero appunto che poi in realtà si sarebbe realizzato e registrato a Lisbona. E io su 2 piedi dissi sì. Una settimana dopo, precisa ragazzi, io ero a Malpensa su un aereo dritto per la capitale lusitana. Ma c'è già qualcuno? No, non è vero, scusate il disordine ragazzi, ma... Sì, no, in realtà ho già fatto tutto, cioè questa è la mia camera. Mi sono dimenticato di fare l'entrata quella figa. E questa è la camera di un hotel ai tempi del Covid. No, non è vero, non ha niente di che. A parte tantissimi moduli e robe da compilare. Adesso andrò, penso, a cenare, credo le 8. E invece dovrebbero essere le 9, un'ora di fuso orario, niente di che, come se fossi a Londra. E la cosa più figa ragazzi è che la produzione era quella della Warner Bros. Cioè, ma che cacchio di figata è? Cioè, io sono entrato negli studi della Warner Bros in Portogallo, dove addirittura, non so, voci dicevano che lì avessero girato scene, cose, beh, comunque per Harry Potter, comunque per i grandi film, le grandi saghe prodotte dalla Warner Bros. Cioè, tipo metà del cinema dei giorni d'oggi, almeno le saghe più importanti e famose. Quindi io entro lì con il badge, tutte queste robe fighissime. Tra l'altro non sono riuscito a rubare nessun gadget e badge della Warner, perché niente, erano molto comunque stringenti, focalizzati, cioè potevi fare poco. E io non volevo neanche esagerare, farmi riconoscere, quindi ho detto facciamo le cose normali. E boh, il fatto sta che praticamente eravamo in Lisbona centro, più o meno, non tanto vicino al mare, più nell'entroterra, verso un tipo una riserva naturale. Mi ricordo solo che fianco al mio hotel c'era un parco enorme, capito? Io mi immaginavo, boh, vado a Lisbona, città piena. Invece no, eravamo alla periferia della città, verso gli studi, che comunque erano un bel po' distanti, mi sembra un'oretta. Questa è la vista. Allora, la cosa bella è che ci sono le
palme. La cosa brutta è che ci sono le nuvolacce nere. Abbiamo un bellissimo giardino qua sotto, che ieri non ho visto perché era buio pesto. È molto carino. Sì, sono nell'entroterra di Lisbona. Mi ho registrato, se non sbaglio, per circa 2 giorni interi, possibile, e dalla mattina alla sera. Io ho avuto una fortuna assurda perché dovevano scegliere per ognuno le date e gli orari di registrazione e proprio messa in scena, letteralmente, sul set. Mi aspettavo anche delle prove, che poi non ci sono stati. Mi aspettavo prove proprio sul palco, faremo così. Invece non è stato tutto molto realistico, perché effettivamente doveva essere reale. Diciamo che si spiegavano giusto 2 cosine in più. Io ho cercato comunque di giocarmela al massimo delle mie possibilità per non risultare cringe e imbarazzato davanti a tutto il mondo. I produttori, i registi sono arrabbiati perché in quei programmi, se tu non sei il VIP, se tu sei il concorrente qualunque, essere imbarazzante per far ridere, no, le persone, come un giullare, un intrattenitore. Ma io ho detto, ma mettiamo così, è tipo la mia prima volta, che comunque la gente, insomma, mi vedrà in diretta nazionale tutta l'Italia, ma facciamo che si può evitare di essere ricordati come i concorrenti più idioti del secolo. E quindi io ho deciso di essere molto serio. Infatti su Twitter poi iniziarono a prendermi in giro simpaticamente. Cioè, l'ho apprezzato, appunto sembravo un novantenne. Ho apprezzato questo, vuol dire che comunque è stato percepito il mio messaggio, ovvero sono normale, voglio essere normale. Comunque, stavo dicendo della mia super fortuna. Per chi non lo sapesse, nel mondo cinematografico, che siano film o programmi TV in generale, nel mondo dell'intrattenimento televisivo ci sono dei tempi molto larghi, molto stretti e allo stesso tempo molto, ho detto uno simolo di tutto. Per farla in breve, si parte dalla mattina presto fino alla sera tardi nella registrazione vera, proprio sul set. Quindi per alcuni film, poi dipende che cosa, comunque per programmi televisivi si parte presto, tipo 5-4 del mattino. Ovviamente una volta poi arrivati lì nell'hotel ho iniziato a conoscere anche gli altri vari concorrenti, che cioè eravamo sconosciuti fino a qualche ora prima, e poi ci siamo conosciuti tutti tipo sul volo, poi nell'hotel una volta arrivati lì. E mi ricordo che quando fecero la scelta, scelsero tipo tutti quelli del mio piano per andare alle 4 e mezza, cioè quella era la sveglia, alle 4 e mezza avevano l'autista che li portava agli studios della Warner Bros. Poi tra l'altro, ragazzi, uscirà un video intero che ho fatto con l'autista, perché ci sono 2 cose epiche che sono accadute in quel viaggio di un'ora. Ve le posso spoilerare. Una è che io ero nella stessa auto di Cristiano Ronaldo e José Mourinho, e la seconda che abbiamo fatto dei discorsi particolari sul Covid. Fatto sta che vennero appunto scelti tutti per andare la mattina prestissimo. Gli ho detto, e io quando? Ancora prima o dopo? O non mi scelgono più, basta tu, così, vieni solo a guardare. Invece no, io bello bello ero tipo alle 10, quindi già qui, mega fortunato. Obrigada. Ragazzi, con l'autista privato. Che servizio. Sono arrivato lì appunto per le 10, quindi tarda mattinata, ma abbiamo registrato alle tipo 2:30-3 di pomeriggio. E in più, dopo neanche un quarto d'ora dal catering, cioè avevamo appena mangiato una pasta enorme, primo, secondo, terzo, robe assurde. Poi i catering delle produzioni sono anche esagerati, o almeno io mangio poco in generale, quindi per me è stato tutto molto gonfio e tronfio. E quindi veramente io avevo ancora, capito, i denti sporchi di sugo, la bocca impastata, cioè ho mangiato 1 chilo di pasta, di tutto e di più. E dopo un quarto d'ora mi fanno, tu sei il primo che va in scena. Io, ma come? Io ho detto no, per favore. E niente, tu non puoi dire nulla. E io dopo 15 minuti ero lì, quindi ero anche già in piena fase digestiva, perché ero tutto così calmo, tranquillo, assonnato, perché raga, ero in piena digestione. E niente, mi hanno lanciato sul set, nessuna prova, niente, vai, vai. Mi dicevano solo, quando sei lì, balla, muoviti un po'. Poi venti in portoghese, quindi io, ok, hola. E niente, io mi ricordo solo che ero con dei portoghesi, ma continuavo a parlare un italiano mischiato a uno spagnolo con delle parole portoghesi a caso che imparavo sul momento, quindi avevo creato l'esperanto. Poi ho avuto modo di conoscere delle persone fantastiche come Toto Schillacci, ragazzi, veramente una bravissima persona, molto reale, quindi veramente contento di averti conosciuto. Se stai guardando questo video, impossibile, comunque ti saluto. Poi altre grandissime persone, nel senso che le vedi in un modo in TV e lo sono anche nella realtà, anzi meglio, tipo Scintilla, un altro con cui sono cresciuto guardando Disney Channel, capito, o Colorado, veramente un'altra persona d'oro, veramente favolosa. Poi ho avuto modo di conoscere e prendere volo anche con Enzo Miccio e come in TV. Poi vabbè, ma Stoccolma, con cui ho fatto il video. Ah, poi anche Maddalena Corvaia. Io, ragazzi, ammetto che queste persone le ho conosciute meglio dopo. Per me all'inizio erano solo nomi, sentito dire. Quindi c'è una cosa divertentissima che è capitata con Maddalena, ex velina di Striscia Notizia, e che tipo io arrivato lì, avevo visto qualcuno, tipo, li avevo riconosciuti, avevo chiesto la foto, tipo Scintilla, Toto Schillacci, Miccio, e Maddalena Corvaia non l'avevo riconosciuta, cioè l'avevo sentita dire, ho detto
non lo so, non ne sono sicuro, quindi è stato bruttissimo perché tipo io ho chiesto la foto a tutti e poi c'era lei così dietro in disparte come per dire ora la chiedere a me, io non gli ho chiesto la foto e mi ha guardato malissimo. Poi vabbè, ho recuperato tutto facendo una videochiamata con le sue figlie che le aveva appena prese da scuola qualcuno e noi le salutavamo e loro hanno detto ma chi sei tu? E io ero lì che le salutavo. E niente ragazzuoli, è tempo di ritorno, si deve tornare nella bellissima Italia. Tempo di ritorno, preparato tutto e niente, mo si dovrà prendere l'aereo e poi treno e poi a Turin a casa. E poi altre persone di cui non farò il nome perché non voglio beccarmi delle querele, dato che finora ho detto cose abbastanza belle, normali. Però ci sono delle persone, ragazzi, in quello show, posso dirlo questo in generale, che ho beccato avanti e retroscena, che non erano il massimo, non della, sì, della simpatia, ma erano proprio cattive, non so come dire. Cioè cercavano di mettere a disagio qualsiasi persona, per forza. Ovviamente persone importanti, comunque conosciute, no. Se sei uno sconosciuto dovevano proprio renderti difficile quel lavoro, perché alla fine era un lavoro per noi. E dovevano proprio, capito, mettere a disagio. Cioè non c'è parola migliore per descrivere questo. Mi sono trovato davvero molto male con queste persone. Infatti poi nei retroscena ho anche chiesto ad altri personaggi televisivi, ma è normale che si comportino così? Cioè sono così birbantelli? E loro sì, assolutamente, anche noi la pensiamo allo stesso modo, roba del genere. Quindi adesso io non ho fatto nomi di nessuno per le cose negative, però per il resto è stata una bellissima esperienza, anche perché ho avuto modo di fare qualcosa di diverso durante il pieno periodo Covid. Ah, questo non l'ho detto, era illegale uscire dall'Italia, cioè tu non potevi viaggiare, l'unico modo era per lavoro. E quando sono arrivato lì davanti alla questura che c'è in aeroporto, cioè col poliziotto, commissario, non so chi fosse, che mi fa scusa ma perché stai viaggiando tu? E io no, è per lavoro. E che vai a fare? E io no, vado a fare un programma televisivo per la Rai. Quello tipo mi ha riso in faccia, non ci ha creduto per nulla. Io no, veramente te lo giuro, solo che non posso dire nulla perché mi arrestano, quindi se vuoi tirar fuori le manette facciamo tutto già in un colpo solo. E nulla ragazzuoli, non so di cosa avrete capito di questo video, però volevo farlo come capsula del tempo dopo 2 anni. Ecco, raccontare un'esperienza carina che non avevo ancora mai raccontato bene su YouTube e penso che ne racconterò altre più avanti. Ho voglia di fare questo genere di video, chi se ne frega delle views, chi se ne frega, chi le vedrà, spero che si farà una risata e possa, insomma, io ecco, raccontargli una cosa simpatica. E se questo video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi, commentate, da Simoli tutto e adios.